Pace a tutti voi all'ascolto, sia che seguite via radio ma anche sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Ben sintonizzati, dunque ben connessi. Ascoltiamo insieme il culto che sta per iniziare. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore, alleluia, alleluia. Siamo qui ancora questa sera alla tua presenza per onorarti, oh Signore. Signore, insegnaci a saperlo fare bene, alleluia. Come tu onori noi, noi vogliamo, Signore, onorare te. Alleluia. Tu ci hai sempre onorati, Signore, dandoci di essere i tuoi figli. Signore, è un onore così grande, immenso, incomparabile. Signore, quindi che ti daremo in cambio? Cosa faremo? Allora insegnaci, oh Signore, ad amarti. Insegnaci ad ubbidirti e ad amarti come tu veramente ne sei degno, non a fior di labbra soltanto, ma con i sentimenti del nostro cuore. Quindi ancora questa sera manifesta la tua gloria in mezzo a noi, nel nome di Gesù, insieme a te, benedetto in eterno. Amen. Thank you.
come lo era veramente la nazione di Israele, nell'attesa, vedete, che venisse il Salvatore, nascesse Gesù, alleluia. Quindi nell'attesa, in tutti quegli anni, quei secoli, la nazione di Israele è stata sempre travagliata. E mentre allora era travagliata soltanto la nazione, ai nostri giorni siamo travagliati tutti, che facciamo parte della Chiesa, del popolo di Dio. Amen. Quindi, e vedete perché siamo travagliati anche noi? Perché appunto stiamo realizzando quello che ha realizzato Israele nel passato, prima della venuta di Cristo, della sua incarnazione. Perché anche noi stiamo aspettando il Cristo, non è vero? Come il popolo di Israele aspettava il Messia, il Cristo, l'unto di Dio, no, anche noi stiamo aspettando l'unto di Dio, cioè il Cristo, amen, per vivere 1000 anni. Pensate, allora guardate, gloria all'Altissimo, che quando è venuto la prima volta Gesù e quindi si è incarnato, il popolo di Israele l'ha potuto godere, ma chi? I veri credenti, perché gli altri non l'hanno goduto affatto, anzi sono stati continuamente punzecchiati, possiamo dire, proprio da Gesù, perché con il suo parlare era pungente, quindi perché li colpiva proprio nell'intimo, a tutti i religiosi che appunto credevano di essere saggi ma non lo erano affatto. Però quelli che aspettavano veramente con cuore puro e sincero l'hanno potuto godere per circa 33 anni. Perché si dice che fu tanto il... perché anche da bambino, perché quelli, vedete come Simeone quando l'ha preso lì, che lo portavano, Giuseppe e Maria lo portavano al Tempio, Simeone, vi ricordate, l'ha preso nelle braccia, e ha ringraziato il Signore. Quindi vedete, lui, come tanti altri che hanno creduto, e quindi nella nascita, nella venuta del Messia, di Gesù, se l'hanno potuto godere, e quindi quelli, i veri credenti, pensate, lo vedevano crescere a Gesù e facevano, guarda, ci pensi, questo è il futuro, diciamo, unto di Dio, è nato da Maria Vergine, così, 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 i veri credenti, no? Gli altri invece dicevano... chi è questo? E cercavano sempre, alleluia, di... poi soprattutto quando si è fatto grande e che ha ricevuto diciamo dal Padre il via per iniziare il suo vero ministero, amen, gloria a Dio, e quindi è stato, diciamo, goduto dai veri credenti per poco tempo. Pensate che se noi resistiamo, se noi ci sforziamo, se noi ci studiamo e il Signore ci darà grazia di entrare nel millennio, ci pensate, loro l'hanno goduto per 33 anni, noi lo godremo per 1000 anni. Alleluia. Amen. Non è una cosa meravigliosa? Alleluia. Amen. 1000 anni godere Gesù, quello che fa. E allora vedete, mentre allora non si è potuto manifestare nella sua pienezza riguardante la sua autorità, perché era venuto per essere come agnello muto davanti a chi lo tosa. Amen. Però noi lo godremo, vedete, nella sua pienezza, della sua potenza, della sua gloria, perché egli governerà, alleluia, e tutti i re della terra saranno sottomessi a lui, alleluia, amen. Quindi o popolo del Signore, o chiesa del Signore che sei travagliata, fatti coraggio, Gesù sta per tornare, alleluia, amen, alleluia, e noi lo vogliamo diciamo attendere offrendogli continuamente lodi, alleluia, amen. Te lo possiamo fare, alleluia, amen. Lo facciamo con un altro cantico, amen. Oh, Lord, may John be.
come dicevo, o meglio, il Signore mi faceva dire poc'anzi, che lo stiamo aspettando e siamo quindi travagliati. Perché siamo? Perché vedete, l'avversario ci vuole scoraggiare e quindi fa di tutto per renderci la vita difficile. Quindi chi ha un problema, che ne ha un altro, tutti quanti, vedete, siamo proprio lottati e travagliati, ma Gesù, appunto, vedete, ci ha sempre assicurato il suo aiuto, il suo divino intervento, dicendoci che anche se nel mondo avrete tribolazioni, io ho vinto il mondo, quindi sarò dalla vostra parte, vi proteggerò, vi guiderò, vi sosterrò. Amen. Quindi lui è in mezzo a noi e quindi lo vogliamo onorare con questi canti che gli stiamo offrendo. Lo stiamo offrendo a lui e contemporaneamente al Padre, perché il Figlio ed il Padre sono in perfetta armonia, in perfetta sintonia, in perfetta comunione. Io e il Padre siamo uno. Allora, quindi ciò che offriamo al Figlio lo offriamo al Padre, e ciò che offriamo al Padre lo vogliamo pure offrire al Figlio, perché glielo offriamo al Figlio. Amen, gloria a Dio. Quindi andiamo adesso in preghiera e che lo Spirito Santo ci guidi in ogni cosa. Amen. Alleluia. 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 Lode te, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto sei, Signore, Dio nostro e Padre nostro, alleluia. Sì, Signore, continua ad accettare questo piccolo fiore che ognuno di noi ti sta offrendo questa sera con la, Signore, propria lode, con i propri pensieri, con i propri sentimenti. Sì, oh Signore, si siano veramente come fiori, Signore, sbocciati per te, abbracchita la massita, la mai, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, e ti siano sempre davanti al tuo altare, davanti al tuo trono, alleluia, te lo offriamo sia a te Padre che a Gesù, benedetto in eterno, amen, amen, alleluia. La legge di Dio
era basata, ed è basata tutt'oggi, insomma è rimasta tale, basata su, ricordate come, occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, voleva dire braccio per braccio, insomma ecco. E il Signore ha dato la sua vita per noi. Allora noi dovremmo dare, se necessario, la nostra vita per Lui. Lui ci ha sempre dato e dimostrato con i fatti di amarci. Quindi ci ha dato il suo amore. Anche noi dobbiamo dare il nostro amore a Lui. Ecco, occhio per occhio. A questo punto diciamo allora, amore per amore. Vita per vita, amore per amore. Amen? Gloria a Dio. D'altra parte, guardate, così effettivamente, se ci fate caso, è basata così. Guardate, noi ai nostri figli che cosa gli diamo? Diamo tutto, no? Però principalmente diamo a loro cosa? L'amore. È vero? Sin da quando ancora sono nel pancino della mamma. Noi già gli mostriamo l'amore, perché effettivamente la mamma va a visita, si controlla, quindi questo perché lo fa uno? Per amore del bimbo che deve nascere, giusto? No? Quindi vedete, già noi incominciamo a manifestargli amore sin dal seno materno, nel grembo materno. Amen, gloria a Dio. Quindi noi cosa desidereremmo quando loro poi sono, che nascono e sono in grado di capire? Cos'è la cosa più bella che noi possiamo apprezzare? No? L'amore pure, no? È vero o no? Alleluia. Quindi vedete che tutto è basato su quello che uno dà, desidera ricevere. Amen. E quello che noi riceviamo lo dobbiamo anche dare. Alleluia. Amen. D'altra parte anche il matrimonio su che cosa è basato? Sull'amore. L'amore che dà il marito alla moglie vuole che la moglie lo dia al marito. È basato su questo. Allora, vedete? Oh, amore per amore. Occhio per occhio, dente per dente. Amen. Gloria all'Altissimo. Quindi, e se ci fate caso, che in questo istante il Signore mi ha fatto ricordare, ecco, lo Spirito Santo vi annuncerà ogni cosa e vi ricorderà le cose che io ho detto. Amen? In questo istante il Signore appunto mi ha ricordato, mediante lo Spirito suo Santo, che l'Apostolo Paolo scrive che l'amore è quello che dura in eterno. Dice fede, speranza e carità, queste tre cose sono, però il più grande, la più grande cosa che noi possiamo possedere, quindi il più grande, prezioso, la più grande preziosa ricchezza che noi possediamo è l'amore. Infatti l'amore non lo perderemo mai. Guardate, come dice l'Apostolo Paolo, le lingue cesseranno, le guarigioni, il giorno delle guarigioni passeranno, la sapienza che abbiamo passerà. Perché passerà anche la sapienza, la conoscenza che noi abbiamo? Perché però noi conosciamo poco, in parte, una piccolissima parte. Quando, vedete, anche il Signore ci dà da profetizzare, non è che ci dà da profetizzare il tutto, il massimo, sempre noi profetizziamo in parte, era questo, e ci tengo a precisarlo, era questo che l'Apostolo Paolo voleva dire quando dice, per ora dice, conosciamo in parte e in parte profetizziamo, amen? Volevo dire questo perché riceviamo sempre in piccola parte, una parte di quello che un giorno realizzeremo e riceveremo appieno. Amen? Quindi, che dire, la conoscenza, la sapienza, la conoscenza che il Signore mi dà sul pulpito è sempre una piccola parte rispetto a quella che riceverò quando sarò alla sua presenza. Amen? Quindi in parte io predico quello che in parte mi fa conoscere. Amen? Gloria a Dio. Allora, come per esempio la famosa rivelazione. Non è che mi ha rivelato tutto, ecco, mi ha rivelato in parte. Amen? Allora, certo, ed anche se aggiungerà altre cose, altri particolari, però sempre sarà una parte. Amen?
Quindi anche se mi dovesse fare conoscere i misteri del regno nella maniera gloriosa ed eccelsa, sarà sempre una parte, una piccola parte. Perché tutto questo, fratelli? Perché effettivamente, sapete, noi, in base al corpo che noi possediamo, questo nostro corpo di carne, noi non potremmo contenere tutta la sapienza di Dio in noi, perché esploderemmo. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Sarebbe come una pentola a pressione. Amen. La pentola a pressione, fratelli, se uno la se la facesse, stava dicendo se la farebbe. Oh, lo stesso mi avesse capito, no? Mi avesse capito stesso. Ma poi perché uno non ha... E se uno ci piace dire se la farebbe, avanti, poi uno cominciamo a dare. Tu fai succedere tante, dai, era che. Tanto basta che ne ce ne capiamo. Comunque, se noi facessimo bollire sempre la pentola a pressione, scoppierebbe. Non lo sapete voi? Non scoppia, sapete perché? Perché ha la valvola del sfiato, vedete che fa. Allora, e allora, se effettivamente noi dovessimo ricevere tutta la sapienza di Dio, il nostro piccolo cervello sarebbe come una ventola a pressione, con un certo punto esploderia. Allora il Signore ha messo una valvola, amen, e dice, oltre sto limite qua non lo facciamo andare. Amen. Quindi ecco perché in parte conosciamo, in parte profetizziamo, dice, in parte un giorno conoscerò appieno come appieno sono stato da Dio conosciuto. Allora, amen, gloria a Dio. Alleluia. E allora anche questa sera vogliamo sempre con la presenza di Gesù in mezzo a noi che ci spiega ogni cosa, alleluia, vogliamo leggere la sua parola come l'ha stabilita esattamente nel capitolo 12 dell'epistola di Paolo secondo Corinzi, quindi seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12. Certo, il vantarsi non mi è di alcun giovamento, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso, se non delle mie debolezze. Anche se volessi gloriarmi, non sarei un insensato, perché direi la verità. Ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede e sente da me. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per scaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte.
Amen. Qui la lettura. Credo che il Signore sia stato chiaro per mezzo dell'Apostolo Paolo, vero? Credo che tutti abbiamo capito, eh? Alleluia. Perché magari, ecco, noi tante volte ci scoraggiamo, veniamo meno. Però, vedete, sono non solo necessari, ma direi sono indispensabili le prove, le necessità, ecco, le ingiurie, le maldicenze nei nostri confronti, tutto ciò che l'avversario, ecco, la spina nella carne. La spina nella carne consiste in questo, ecco, un angelo del Signore, cioè, scusate, un angelo, magari fosse stato un angelo del Signore, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, dice, alleluia. Ma noi abbiamo pure l'angelo del Signore che ci assiste, alleluia. E allora, in questa istanza sapete cosa il Signore, benedetto sia l'Altissimo, grazie Gesù. Sapete perché? Perché leggendo mi dava un pochettino, mi ha sempre dato fastidio sto fatto che dice, ecco, inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per scaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Ma facevo io, fino a un istante fa, mentre ho letto, no? È come una cosa che uno, sapete, che non digerisce, c'è peggio. Uno c'è tutto, una cosa, la mangia, come una pinna, una pastiglia, che amara. Uno dice, ma me la devo prendere, me la prendo contro voglia. Ora, diciamo, sto fatto, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Ma Signore, un servitore da Dio, sa a vedere insultato, sconcecato sempre, di un angelo di Satana? Signore, tu mi metti con un angelo di Satana? Insomma, non mi sembra che è una cosa... E scrive l'Eterno. Alleluia. Amen. Alleluia. E allora, sapete, in un istante il Signore, quello che mi ha fatto capire, benedetto sia l'Altissimo, perché poi, ecco, vedete, l'importanza della predicazione, la pazzia della predicazione, perché il Signore ha stabilito i suoi servi, perché appunto spieghino nella maniera corretta ciò che i traduttori, magari non trovando parole adatte, non hanno saputo tradurre. Vedete, un vero sentimento non si può tradurre con parole. Sì, con parole uno cerca di... è vero o non è vero? È vero o non è vero? Ma anche l'odio. L'odio non si può tradurre scrivendo uno. Uno non può, scrivendo, ecco, dare quell'input proprio di a chi poi legge di realizzare appieno. Quindi certe cose, vedete, vanno allora spiegate nella maniera che si avvicini più al, di più, secondo i vocaboli che si usano, che si avvicinano di più a quello che uno vuol dire. Amen? Riesco? Riuscite? Voi andate a scuola a capire quello che voglio dire io? Eh? Sì? No? E allora? No, perché ma certe volte di cose mi rendono difficile da capire, allora io le dico, però mi rendono difficile da capire. Alleluia. No, il Signore mi dà da capire. E allora, nella realtà, non è che veramente l'Apostolo Paolo abbia
a un angelo di Satana che andava già lo pigliava a moffi, lo schiaffeggiava, lo umiliava, lo mortificava. Amen. Fratello, non è, perché il Signore non è che ai suoi servitori li fa schernire dagli angeli di Satana. O no? Guardate che stiamo facendo un tozzappato nelle profondità. Amen. Quindi guardate come effettivamente, inoltre affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per scaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Alleluia. E allora, vediamo un poco se riesco a farvi capire quello che io ho capito. Allora, il male viene dal maligno, dal diavolo. Amen. E allora, le sofferenze, le malattie sono le conseguenze del peccato, quindi è il peccato, appartiene all'avversario. Amen. Non appartiene al Signore né agli angeli di Dio. E allora, praticamente, gloria all'Altissimo, fratelli, com'è che ci sono i doni dello Spirito? Ecco, per esempio, ci sono tanti doni, il dono delle lingue, il dono dell'interpretazione delle lingue, il dono della predicazione, il dono delle guarigioni, amen? Il dono delle liberazioni. E allora guardate, dono di guarigione, seguitemi attentamente, doni di guarigione. Se i doni di guarigione sono da parte di Dio, perché cosa servono questi doni di guarigione da parte di Dio? Vediamo se ci arrivate. Per sconfiggere i doni di malattie dell'avversario. Guardate dove mi ha fatto arrivare il Signore, dove mi ha portato. Quindi tutte le malattie, le sofferenze sono doni di malattie da parte dell'avversario. Il Signore, con la potenza del suo Santo Spirito, dà l'autorità, la potenza per sconfiggere le malattie, per sconfiggere, per sgridare gli spiriti immondi ed ogni altra forma di male. Amen. Itala massitala maia, alleluia. Ecco quindi che cosa un angelo del diavolo, di Satana. Perché effettivamente, gloria al Signore, allora, guardate, quando effettivamente noi abbiamo un'infermità, quella infermità, chiaramente, il Signore non ha dato mai, non ha creato l'uomo per renderlo malato. È l'avversario che ci lotta nella carne, che ci fa ammalare. Infatti, perché venite all'unzione quando state male? Aradamassita la maia, nel nome di Gesù. E che fai? Nel nome di Gesù sgrida Gesù stesso?
di Gesù scrivi lì lo spirito di infermità. Alleluia. Amen. Quindi, allora, il Signore che cosa fa? E qua stiamo entrando, chi l'avrebbe mai pensato una cosa del genere? Guardate, allora, il Signore che cosa fa? Permette all'avversario, di fare il suo lavoro, cioè facendoci stare male. Quindi non è il Signore che ci fa stare male, ma il Signore lo permette. Ecco un angelo di Satana per schiaffeggiarmi. Perché altrimenti il Signore, altrimenti l'Apostolo Paolo diceva, un angelo di Dio mi umiliava, mi schiaffeggiava. Amen. Vengo e mi spiego ancora meglio come quello che il Signore mi dà da capire. Giobbe. Chi era che lo teneva infermo, nell'infermità? Il Signore o il diavolo? Ah, meno male. Bravo. Abbiamo l'esempio di Giobbe. Chi lo faceva soffrire? Ecco, fratelli, non c'è esempio migliore e più completo. Era Satana che lo teneva proprio lì, nell'infermità. E Giobbe soffriva. Alleluia. Quindi anche lui pregava il Signore. Però il Signore gli permetteva all'avversario, perché? Perché il Dio sapeva che Giobbe nell'infermità avrebbe glorificato Dio. Avrebbe capito, compreso Dio. Amen. Gisa la massia la maia, anda la massaia, alleluia. Fratelli, che bello. E che parlino pure gli stolti che qui non c'è Dio. Alleluia. Che non c'è Gesù che parla in mezzo a noi. Alleluia. Che continua a vivere nell'ipocrisia e nell'ignoranza delle cose di Dio. Alleluia. Gloria all'Altissimo. Quindi, vedete, perché, torno a ripetere, per noi le sofferenze sono indispensabili, altrimenti ci inorgoglieremmo. Io sto servendo il Signore, sono in perfetta salute, io vado e vengo, faccio questo, faccio quest'altro, se il Signore vuole. Ma se il Signore, vedete, volesse che noi vivessimo in perfetta salute, lo farebbe. Solo che, vedete, noi abbiamo bisogno anche delle sofferenze, abbiamo bisogno delle prove. In modo da... praticamente... Le malattie, le sofferenze, i problemi sono come sono come il freno, la frizione e l'acceleratore, freno a pedale, freno a mano della macchina. Se, fratelli, se non ci fosse la frizione, se non ci fosse l'acceleratore, se non ci fosse ci fossero i freni, tanto quello in mano, fratelli, la macchina sarebbe perfetta. Se ci fate caso, eh?
se il motore non funziona tanto buono, se uno è in discesa può camanare, ma se uno non ha i freni in discesa non può camanare, perché si ammazza. Le malattie, le sofferenze, quindi, sono il freno della nostra vita. E Dio, vedete, ci frena, ci guida con questi mezzi. Alleluia. Perché, torno a ripetere, vedete, nel giardino dell'Eden, quando il Dio parlò ad Adamo, e pure a Eva, gli ha detto: fate attenzione, non mangiate il frutto della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno in cui ne mangerete, per certo morrete. Fratelli, quindi Adamo ed Eva, prima di mangiare il frutto, non erano né malate e non morivano. Amen? Allora, guardate, una volta entrata la disubbidienza, entrarono le malattie ed entrò la morte. Alleluia. Perché? Perché vedete, fratelli, Adamo ed Eva, dopo la disubbidienza, dopo il peccato, fratelli, incominciarono ad ammalarsi pure loro. Perché, fratelli? Perché il frutto dell'albero della vita non lo mangiavano più, non lo potevano più mangiare, perché Dio l'aveva già tolto. Amen, gloria a Dio. Quindi, allora, il loro corpo incominciò ad invecchiarsi. E, fratelli, l'invecchiamento, quello che mi dà da capire il Signore a me che sogno raso terra, ignoranti, no? Giustamente gli studiosi ne capiscono più di me. L'invecchiamento, quello che il Signore mi dà da capire in una maniera semplice, così elementare, l'invecchiamento avviene mediante, possiamo dire, alterazione delle proprie cellule, o no? Dovesse essere così. Amen? Questo che cos'è? L'alterazione delle nostre cellule, che cos'è? Una malattia. Perché siamo in perfetta salute, non sapete, le nostre cellule non si dovrebbero ammalare. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, allora, chi ha causato anche il nostro invecchiamento è stato sempre lì, il peccato, il diavolo, che ci fa invecchiare e poi morire. A cui ci va buona? Uno crepa prima. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. E allora, praticamente, alleluia. Grazie Gesù. Ora capisco appieno. Guardate cosa è successo all'Apostolo Paolo. Finalmente, dopo tanti anni, alleluia, che aspettavo una spiegazione, no, una spiegazione, cioè non mi incasavo il discorso, cioè, ripeto, io per fede ho sempre accettato tutto quello che il Signore dice e fa. Però sapete, un altro è accettare per fede e poi con la consapevolezza di ciò che effettivamente uno sta credendo e sta facendo e sta stabilendo, no? Oh, allora, praticamente, e allora, seguitemi attentamente, finalmente la traduzione, ecco, corretta, amen, la traduzione corretta, no, inoltre dice, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca, cioè schiaffeggiarmi vuole dire umiliarmi, sotto questo aspetto. E allora guardate che cosa vuol dire. Riprendendo il caso Giobbe, Satana diceva a Dio che Giobbe lo amava e lo serviva perché tutto gli andava bene. E
il Signore diceva: provalo. Amen. E quindi Giobbe veniva provato. Amen. Giobbe veniva provato. Allora, chi lo provava era l'avversario, è giusto? Il Signore, non vorrei ripetermi, glielo permetteva. Perché mentre l'avversario ciò che faceva, lo faceva con l'intenzione di portare Giobbe all'esasperazione e a rinnegare e bestemmiare Dio, il Signore dice: no, tu provalo, perché io so, conosco chi è Giobbe. Però non superare certi limiti. Amen. Alleluia. Perché il Signore sapeva, dice, perché mentre l'avversario dice che lo vuole distogliere da servirmi, dall'amarmi, invece Giobbe sopporterà, conosco il suo carattere, la sua indole, e alla fine della prova lui mi glorificherà più di prima, è meglio di prima, quindi fallo, però non superare certi limiti. Amen. Chita la massila mata la manda. Alleluia, gloria all'Altissimo. Allora, state attenti, Allora, l'avversario, vedendo l'apostolo Paolo tutto pompante, tutto pieno di forza, di vigore, gloria al, ecco, guardate il carattere dell'apostolo Paolo, che prima di conoscere Cristo, di fare quell'incontro sulla via di Damasco, andava e veniva baldanzosamente, perseguitando i cristiani. Allora guardate il Signore per trarre da lui il meglio, alleluia, amen, che cosa ha fatto? L'ha accecato, l'ha fatto cadere dal cavallo, l'ha accecato. Vedete? Nella debolezza che io traggo maggiore gloria. Vedete? Che c'è voluto, diciamo, quel sistema duro per la volta. Ecco, per dire un carattere da Paolo qual era. Perché se il Signore non l'avesse accecato, lui non si sarebbe ravveduto. Amen, gloria a Dio. Allora, ecco, il Signore. Allora, e all'apostolo Paolo, avendo quel carattere, vedete, impulsivo, tenace, forte, perché l'apostolo Paolo doveva essere di un carattere forte. Amen. Alleluia. E allora dice: aspetta, l'avversario che lo vede in quella maniera, che cosa fa? Dice: aspetta, qua bisogna attaccarlo a quest'essere. Alleluia. Amen. E allora l'avversario lo colpisce con l'infermità. Quindi, allora, Satana dice a uno dei suoi angeli: vai dall'apostolo Paolo e colpiscilo nella carne, in modo tale che lui si stanchi, non possa più continuare e lui la smetta di evangelizzare e di servire il Dio. Quindi vai e colpiscilo con un'infermità, l'angelo di Satana. Ci siamo? Alleluia. E Dio fa finta che di non vedere e di non sentire. Amen. Ecco l'angelo di Satana che spina in ta canne. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. E perché? Perché l'apostolo Paolo, vedete, ripeto, con il suo carattere duro, tenace, non avrebbe servito il Dio con quell'umiltà che è dovuta ai servitori di Dio. Amen. In poche parole, servitori di Dio o figlioli di Dio che dicono:
Ah, io modestamente una mosca su po' naso non mi faccio passare nulla. Figlio, leva mano e va dentro il tuo mondo. Oh figlia, sei femmina. Amen. Perché nel campo di Dio ci vuole massima umiltà. Alleluia. Spirito di grandezza non ce ne vuole. Perché chi ha, vedete, chi si lascia sopraffare dallo spirito di grandezza, che è uno spirito diabolico, fratelli, spirito di grandezza, ecco la parola stessa dice, uno si sentirà, tutto mafioso, tutto qua, quello è uno spirito diabolico, non è uno spirito di Dio, perché Gesù era umile e mansueto. Beati pure di cuore, beati mansueti. Non dice questo il Signore? Alleluia, perché di tale è il regno dei cieli. Benedetto sia l'Altissimo. Vedete? Allora, e poiché, vedete, il nostro corpo, vedete, quando è sano, fisicamente, allora, allora, vedete, agisce e reagisce con, non con umiltà, con mansuetudine, ma con alterigia. Allora dice, Signore, aspetta, io ho detto, non ti ho forniletto, così non ti suggerisco io, e vedremo voi se parla assai. Amen. E nessun che ama, come si sa dire, ecco il freno. Amen, gloria a Dio, alleluia. Allora, a questo punto, il Signore, conoscendo il carattere di Paolo, sapendo quello che Paolo poteva fare in perfetta salute e sapendo quello che poteva fare con la malattia, il Signore dice, aspetta, meglio malato e non in perfetta salute. Ci siamo? Ecco perché il Signore permetteva che l'angelo di Satana lo scaffeggiasse, lo umiliasse, cioè lo tenesse sempre, perché non poteva lui... che sanava, che aveva risuscitato pure un morto. Vi ricordate quando è caduto lì da Vanessa? Non poteva su se stesso dire nel nome di Gesù, imponeva le mani sulla testa, nel nome di Gesù ti sgrido infermità. Alleluia, gloria a Dio. Quindi, e il Paolo, vedete, lo dice. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, cioè che quest'angelo che mi produceva questa infermità, amen, gloria a Dio, praticamente quell'angelo era come una spina in tacanne. Fratelli, quando uno gli entra una spina in un dito o in un posto, che cosa fa? Si infiamma, comincia a far male, amen. Togliendo la spina l'infezione se ne va. Ah, è vero. Ora, l'avversario con quella malattia che gli aveva procurato all'apostolo Paolo era come una spina in tacanne. Quindi se, dice, Signore, se tu mi levi questa spina, a studio sorreste il disgraziato di angelo di Satana, se tu me lo togli davanti, io posso servirti in perfetta salute. Dice, sì, Signore, e poi tu te ne vai onde vuoi e fai quello che vuoi. Allora, tu, io sai cosa ti dico? Dopo 3 volte che l'apostolo Paolo ha pregato, ecco, per ottenere la guarigione, amen? Il Signore dice, calmati, la mia grazia ti basta, perché in queste condizioni che io ti posso usare meglio. Amen? Vedete tutto il meccanismo dell'angelo di Satana e a spina in tacanne? E a schiaffeggiare. Ripeto il caso di Giobbe. Guardate Giobbe dopo, diciamo, il periodo di sofferenza, il Giobbe di prima era cambiato completamente, radicalmente. Anzi, dice, mi ritratto nella polvere. Alleluia. Allora dice,
Signore, perdonami perché sono stato uno stolto nei miei, con i miei pensieri, con le mie parole. Perché ora ho capito perché tu l'hai fatto. Ecco, l'Apostolo Paolo ha capito. Il Signore gliel'ha fatto capire, dicendogli chiaramente, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Alleluia. Amen. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze. Ecco. Affinché la potenza di Cristo riposi su di me, quindi dentro di me. Alleluia. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, quando gli altri mi ingiuriano, nelle necessità, quando mi mancano tante cose, che mi trovo in varie necessità, allora glorifico Dio. Perché ciò significa che io in questo momento che ho questa necessità, si vede che ho bisogno di queste necessità più di quello che io desidero. Amen. Alleluia. Affinché la potenza di Cristo riposi su me, perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, alleluia, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Signore, se mi vuoi guarire, tu lo sai, io preferisco che mi guarisci, però se la mia guarigione deve danneggiare la parte spirituale in me, Signore, lascia questa infermità, lascia questa sofferenza, lascia queste persecuzioni, lascia queste maldicenze. Alleluia. Amen. Lascia ogni avversità in me, in modo tale che anch'io, quando sono debole, diventi forte. Che Dio ci benedica. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Benedetto e santo tu sei, Signore. In verità, chi ce ne andremmo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, chi potrebbe mai aprire la nostra mente e farci comprendere le Scritture? Il significato, Signore, è giusto e corretto di ogni frase scritta, di ogni parola da te detta oppure fatta dire ai tuoi servi. Alleluia, gloria al tuo nome, ti vogliamo ringraziare, onorare e benedire, Signore, ed accettare tutto quello che fai per noi. Alleluia. Le cose apparentemente brutte e quelle belle. Alleluia. Perché tu sei nostro Dio, sei nostro Padre e sai quello che fai. Alleluia. La tua verga e il tuo bastone sono quelli che ci consolano, sì, oh Signore, alleluia, gloria al tuo nome, e quindi vogliamo dire grazie per ogni cosa, a te Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre in eterno. Amen, alleluia. Thank you.
Signore, gloria al tuo nome, quindi continua, Signore, ad ammaestrarci affinché, Signore, possiamo veramente seguire la via tracciata da Gesù. Signore, e seguire attentamente le sue orme, alleluia, che non ci porteranno fuori strada. Gloria al tuo nome. Signore, facente parte la tua via, la via della nostra salvezza, alleluia, gloria al tuo nome, raggiungeremo il tuo trono, il tuo altare, dove ti loderemo insieme agli angeli del cielo per tutta l'eternità. Quindi fai che lo Spirito Santo, Signore, ci mantenga sempre, Signore, svegli, Signore, viventi, forti, appunto, nello Spirito più che nella carne. Alleluia. Ed ogni cosa, quindi, della nostra vita sia per la tua gloria e per la gloria di Gesù, benedetto insieme a te in eterno. Amen, amen, amen. E Dio sia lodato. E ancora una volta abbiamo potuto insieme seguire, per grazia di Dio, il culto di Radio Messaggio Cristiano. Attraverso questi culti e le dirette del fratello Nino, che possiamo seguire ogni domenica mattina alle 10:15, il Signore ci fa crescere sempre di più. Ci fa conoscere cose nuove e ci ricorda quelle vecchie. Alla scuola del Maestro si imparano cose nuove e si fa tante volte anche il ripasso, per non dimenticare. Grazie a Dio abbiamo avuto ancora oggi questa meravigliosa opportunità che, a Dio piacendo, potremo avere sempre, ogni martedì e venerdì sera come oggi, e ripeto, ogni domenica mattina alle 10:15 con la diretta del fratello Nino. Sempre sulla nostra frequenza radio, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, dove ogni sera fratello Nino ci saluta attraverso il versetto e il commento del calendario di Radio Messaggio Cristiano. E ogni mese c'è a disposizione di tutti l'intero mese, appunto il foglio dell'intero mese del calendario di Radio Messaggio Cristiano, per essere scaricato e stampato gratuitamente, ovviamente. Per maggiori informazioni chiamateci sempre o per chiedere preghiera al 349 64 11 232. Come sempre lo ripeto, 349 64 11 232. Adesso, attraverso la nostra frequenza, ci sarà l'ultima trasmissione di quest'oggi. Alla prossima trasmissione del culto, dunque, pace ancora e buona visione da Radio Messaggio Cristiano.